Federico ci ammazzerà Roberta. Te lo attesti, sei tu che hai rotto il vetro. C'eri anche tu. Chi avrà sgridato solo Dominique? Ah, ragazzi, siete tornati. Stai zitta, vuoi che ci tirino il collo, zitta. No, perché Fede, Flor, Franco e la strega minore non ci sono. La casa è tutta per noi. Buona. E no, aspetta, prima dici cosa è successo. Non lo so, certo. Chiedetelo a loro quando ritornano. Io ho altre cose a cui pensare. E che cose? A Malala. Perché Maya e io le abbiamo messo un bel po' di pepe nel tè che aveva chiesto. E l'amica si è comportata come una pazza con me. Sentitemi, scusatemi per l'altro giorno quando volevo cacciarvi di casa. Ma io sono un bruto. Mi dispiace. Tranquillo, noi invece la smetteremo con la storia dei fidanzati. Ma no, aspetta, prima devi ammettere la sua gelosia, eh? Ma no, che dici? Chi? Io geloso? Ma sì, no, tu sei geloso e bugiardo. Questo che cos'è? Mio! Ma no! Ma perché lo ha fatto? No, no! A questo Nicolas lo trituro come un pomodoro per la salsa! No, no, Antonio, non dare la colpa a lui! Sono stata io! Solo un pochino mi ha aiutata Mattia! Un pochino? Ah, dici solo un pochino! Sai che ti dico? Che lo denuncerò per violazione della privacy e a te ti mando dal giudice minorile! Ma Antonio, io l'ho fatto per non te! Non mi interessa, lascia stare! Voi non mi potete trattare come se io fossi il bambino! Antonio, ti prego, perdonami! Basta! Basta! Ora me ne rendo conto! Mattia, si sieda! Guardi un punto fisso! Certo, e magari si è anche divertito a mettere la telecamera nascosta! Ma dimmi la verità, che cos'è questo? Il Grande Fratello 10? Ma che l'hai preso? L'hai proprio fatto arrabbiare! Che cosa gli hai fatto? Niente! Volevo solo aiutarlo. E ora Greta è chiusa nella stanza dei giochi. Mi odia. E anche Antonio. Io l'ho fatto per lui. Non volevo che si arrabbiasse. Sono un incapace. Mi capisci, Tommy? Sì, si capisce, Dominique. E anche io ti capisco, non ti preoccupare. Rilassati, Dominique. Vado a parlarci da uomo a uomo e risolverò le cose. A dopo. Guata! Che tipo? Voglio i vostri nomi completi, voglio i numeri dei documenti, voglio tutto! Non solo denuncerò questo albergo, ma chiederò per tutti quanti voi l'ergastolo! Qua l'unica che andrà in prigione è lei. Si calmi, le conviene, per favore. In prigione io? Oh. Che cosa succede? Abbiamo preso la pazza che si aggira nei corridoi. Ma se la pazza ce l'abbiamo noi qua... Ah, sono proprio curiosa di vedere... Oh. Ah, sei qua! T'ho trovato, brutto ragno! La strega! Chiarisci subito che io non sono la pazza, ma la fidanzata di Federico Fritzenbalden. Io sono qui con Franco Fritzenbalden, l'unico registrato regolarmente con documenti e tutto quanto. Chiudi signori. La bocca, tanto si capisce che quella impresentabile è la pazza! Sei tu! Io sono la fidanzata ufficiale di Federico. Credete, terminiamo qui questa farsa. Mettetele una museruola e portatela. Una museruola? Io ti ammazzo! No, fermatemi! Calma, signora! Lasciatemi! Non è tempo di morire, signorine. Bisogna prima scoprire la responsabile dello scandalo. Lei, è chiaro come il sole, ovvio. Ma permesso, guardatela! Scherza, signora, le guardi bene. Quale di queste due donne ha bussato alla sua porta? Lei! Prendetela! Adesso voglio proprio vedere come sistemerete questa faccenda con me, perché la verità è che siete molto maleducati. Portatela via! Calma! Oh, vola l'uccello! Antonio! Dobbiamo risolvere il problema da uomo a uomo! E tu pensi di poter parlare con me da uomo a uomo? Troppa cioccolata devi ancora bere, ragazzo mio! Ti sbagli se pensi che sono un nerottolo e non conosco l'amore, altrimenti perché mi sarei arrabbiato così tanto per le ragazze? Sì? Si volevano mettere con due cretini! Per gelosia! È ovvio, però non dire niente alle ragazze, socio! Socio? E tu? E tu credi di poter parlare di società con me? È ovvio, e tu devi fidarti di me! Anche io so che l'amore ti porta felicità! E quando pensi che l'hai perduto, il mondo non ha più senso, capisci? A me è successo con le ragazze. Ma molto profondo il nanetto. Risparmiati, hai la bocca sporca di latte ancora, anzi, di cioccolata. Forza! Dai, molla! Bravi! Stendi, Lobata! Alla lì sotto! Alla! Forza! Cosa aspetti? Vai! Bravo! Dai! Sotto! Dai!
col torso. Dai, Ciccino, tesorino, alzati forza. Falla finita, devi deciderti per chi ti pare. Se l'uno o l'altro, Sofia. Dai, ce la fa, ecco, puoi deciderti a contare. Poveretto. Uno. Questa violenza, ce ne possiamo andare? Forza, possiamo, Ricci, ti prego, dai! 4, 5 Dai, su! 6 Niente, non ce la fai! Non è meglio finirla qua? Te lo chiedo per favore, smettiamo, ti prego! Combatterò per l'onore! Finirai all'ospedale, Bata, all'ospedale! Ci finirai tu all'ospedale, io combatterò per l'onore! Vuoi che ti porti all'ospedale? Ti ci manterò io all'ospedale! E ora trema! Su, in piedi! Sì, forza, Bata! Bravo, forza, attaccalo! Pippo! Bravo, Bata, forza! Pippo, forza, coraggio! Coraggio, che sei forte! Dai, dagli sopra! Qua scorrerà del sangue e non sarà il mio! Forza, campione, finiscilo! Dai, colpetto! Fallo pezzo! Greta, apra! Non mi spaventi, che sono debole di cuore. Apra, le ho detto. Oppure rompo la... Gridavo come un pazzo, la porta era aperta. Ma la cosa è molto grave. Greta! 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 Sei qua o qua? Io dovrei cancellare, distruggere questa terribile evidenza. Se lui vedere questo, essere fine per me in questa casa. Io non potrei sopportare vergogna, essere orribile, orribile. Ragazzi! Oh, my God! Devo sparire, nessuno vedere me, nessuno! Ragazzi! Dominique! Dove siete? Ragazzi! Io battuto testa, io non avere più età per giochetti di nascondino. Questa casetta deve assolutamente sparire. Greta, ero tanto preoccupato.